Toscana autonoma nella macro regione del nord. Buongiorno a tutti, io vengo da Firenze, sono iscritto alla Lega da 20 anni e sono stato il primo eletto in un importante ente locale toscano, la provincia di Firenze, nel 2009. Quindi sono onorato, sono 20 anni che sono nella Lega, eletto col simbolo della Lega Nord a Palazzo Medici Riccardi, sede della provincia di Firenze. E ho fatto Venezia nel 96, è bene ricordarle certe cose. Ho fatto le elezioni padane e ho fatto parte del Parlamento del Nord. Sei come Renzi, il nostro Renzi. Esatto. E vengo da quella terra, che ha dato i natali a dei grandi federalisti, dove nel 1897, l'11 novembre, fu fondata la società Stusce, Lega Toscana, a San Genesio di San Miniato, quella terra che ha dato i natali a un grande federalista, quel fiorentino di Poggio a Caiano, Filippo Mazzei, che disse: dobbiamo essere utili alla Toscana come a noi stessi. Ecco, quindi questo, diciamo, come preambolo, poi arrivo subito, cerco di essere velocissimo. Sì. Sono d'accordo e infatti ho condiviso e ringrazio la Lega, ringrazio il segretario federale Roberto Baroni per avermi dato la possibilità di far parte di questa assemblea federale e di partecipare al tavolo delle autonomie. Certo, la Toscana con queste prerogative è a pieno titolo nella macro regione del nord, e mi è piaciuto quello che ha detto ieri il governatore del Veneto Luca Zaia, quando ha detto: basta, il Veneto non deve dare più 18 miliardi di euro a Roma, padroni a casa nostra. Ecco, ha detto bene anche il nostro segretario federale Roberto Maroni quando ha detto che purtroppo in Italia si riducono gli spazi di democrazia. È una vergogna, vogliono abolire le province, va bene, per sostituirle con degli enti di varia vasta che, messi in questo modo, come le città metropolitane, non stanno né in cielo né in terra e rimangono in vita le prefetture. È veramente una vergogna. Io sono nella Lega perché proprio si combatte questo governo centralista. Vanno abolite, siamo d'accordo, le prefetture. E quindi veramente è una vergogna. Io sono d'accordo col paragrafo dove si parla che ogni regione deve avere competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali, così ogni regione si fa la città metropolitana che vuole e si fa le province secondo la conformazione. Grazie. E le esigenze del territorio. Dico un'ultima cosa, è importante in questa mozione, anche perché in Toscana, poi lo dirà anche chi seguirà al mio intervento, è importante sostenere le iniziative a favore dell'autodeterminazione dei popoli nate sul territorio, in coerenza con l'articolo 1 del nostro statuto. Ecco, quindi direi è una mozione importante, però non è uno slogan, anche per le tradizioni che abbiamo, che bisogna rinverdire Toscana autonoma nella macro regione del nord. Grazie a tutti. Grazie, spero.